città che domanda. Questo finale parla proprio di come poi appunto le guerre dividono, quindi in realtà insomma non ci vogliono le guerre. Nessun tipo di guerra. Lucia, lei si chiama Lucia. Lucia, oh, ok, domani, grazie.
Bene. Avete voglia di cantare? Sì! No. Bene. È una cosa molto semplice. Maestro Vittoni, ha finito di accordare? No. No. Mi dà la tonalità del brano, perché sennò... Ok, qual è il tuo? Sei sicuro? Ecco, dovete solo cantare questo. Quindi è semplice, praticamente madam, madam è uguale, madam, madam è uguale, vero? Sì, è uguale. I'm a darling, darling, dairo didero, che niente, dairo didero, madam, I'm a darling, dairo di. È semplice, quindi la melodia fa madam, I'm a darling, sono già andata fuori tonalità sicuramente, giusto? Meda mama darling, dai rodi, dero. Meda mama darling, dai rodi. Meda mama darling, dai rodi, dero. Meda mama darling, dai rodi. Bene, ci siamo? La sapete tutti adesso, eh? Ok, allora facciamo una prova. Voi, cioè, voi di fianco a me, non cantate perché loro cantano sempre, non so. Giusto? Non potete voi. Solo loro, giusto? Quindi, il maestro Bettoni ci accompagnerà con questo ritmo abbastanza lento, come adesso. Al mio tre si comincia. Io vi do una piccola introduzione, poi andate voi, ok? Al mio quattro, giustamente. One, two, three, four. Mela mama dai dai lo dirò, mela dai dai lo dirò. Mela mama dai dai lo dirò, mela mama dai dai lo dirò. Grazie, bravissimi. Se non riuscite a pronunciare bene mela mama dai dai lo dirò, voi potete anche fare balla balla dai dai balla dai do di da do balla balla dai do do dai do di. È uguale. Non cambia niente. Bene, quindi la maestra Picozzi invece vi darà un segnale, giusto? Maestra Picozzi? Maestra Picozzi non suona benissimo. Ma sto scherzando, dai. Che segnale farai? Lo vedete tutti il segnale della maestra Picozzi? Ok, perfetto. Ok, va bene. Bene, io parto. Andiamo. Io parto. Vai. Sì, iniziamo. Light, and I'm a dying, 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 d
grazie mille. Thank you.
Picazzi! E d'accordo, ma ormai milanese, al figlio del violino irlandese, Carl Murphy! Ringraziamo ovviamente anche tutti voi, ma in particolare ringraziamento anche al municipio e al comune, che l'assessore, Daniela, tutte persone che ci hanno tantissimo da fare, che hanno voluto questa rassegna, che stanno molto bene per essere la prima volta, ma quest'anno, perché non è quella delle scuole di musica. Quindi un grande applauso e grazie ancora a tutta la brevemente come funziona la corda musa irlandese, perché è uno strumento un po' particolare, forse una situazione del genere, un po' di cultura, vuol capire qualcosa di più riguardo gli strumenti della musica tradizionale irlandese, se volete si può fare. Allora, innanzitutto si chiama Ilian Pipes, perché lo strumentista non soffia dentro l'aria nella sacca, perché Ilian in gaelico significa gomito, cioè corda musa, gomito. Io ho attaccato qui, vedete, un mantice, un soffietto, come quello per accendere il fuoco. Quindi io soffio l'aria dentro la sacca, vedete? Poi con il braccio sinistro spingo l'aria dentro nel chanter, si chiama, e qui faccio la melodia. Poi come tutte le corna muse, anche il bordone, una nota fissa. Però in più questo strumento ha anche un'altra parte che si chiama regulators, che sono molto utili nel traffico.
salutiamo.